termina con la sconfitta contro l'Agnonese e l'imbattibilità del Pineto, che durava da 4 giornate e altrettante vittorie consecutive. Gli altomolisani passano in vantaggio grazie ad un episodio, per poi controllare nella ripresa. 4-3-3 per i due tecnici, con Amaulo che riconferma la squadra vittoriosa a Giulianova, con la sola eccezione di Marini per Della Quercia. Foglia Manzillo dà spazio dal primo minuto ai nuovi innesti del mercato dicembrino. Albanese fa coppia centrale con Peic in difesa, mentre Formuso è il terminale offensivo del tridente completato da Antonelli e Jauot. I primi minuti si giocano sul filo dell'equilibrio, con il Pineto che cerca di fare la partita e l'Agnonese che si affida alle ripartenze. La prima vera occasione all'11° è per Marianeschi, che raccoglie da Fratangelo e scarica il destro oltre la traversa. La gara però si fa subito in salita per i ragazzi di Amaulo, con i molisani che approfittano della prima vera occasione utile. Al 23° Peic va alla conclusione, Fargione non trattiene e Formuso da 2 passi può insaccare il primo gol in maglia granata. Doccia gelata per il Pineto, che al 32° rischia di incassare il raddoppio quando Cerase pesca ancora una volta Formuso, lasciato libero di impattare di testa, ma la deviazione è fuori bersaglio. La risposta del Pineto 2 minuti più tardi è affidata a Marianeschi, che pennella dalla bandierina il cross al bacio per la testa di Mazzei, ma la sfera termina fuori di un soffio. Lo stesso Marianeschi al 36° prova direttamente da corner, costringendo Kuzmanovic all'intervento, ma con l'Agnonese che porta sempre alto il pressing sui portatori di palla e chiude bene tutti gli spazi, i biancazzurri faticano a fare gioco. In avvio di ripresa Amaulo richiama a sé un Marianeschi un po' affaticato e inserisce Esposito, che al 6° chiama all'intervento Kuzmanovic, poi Tomassini trova ancora una volta la pronta respinta dell'estremo granata. Al 14° Ciarcelluti entra in area, scarica su Amadio, la conclusione a botta sicura e la parata di Kuzmanovic a dire ancora una volta no. Ora il Pineto alza il baricentro nel tentativo di recuperare la gara, ma si espone inevitabilmente alle ripartenze velenose dell'Agnonese, che sfiora il raddoppio al 23° quando Jauot apre per il neo entrato Sorgente, che a tu per tu con Fargione spedisce incredibilmente fuori. Al 37° poi è Pepe a raccogliere invece un buon cross dalla destra, senza però centrare il bersaglio grosso. Nel finale ci prova anche Villanova, ma l'estremo molisano è attento, poi Esposito calcia fuori. Recuperare il risultato si fa infine ancora più complesso quando al 43° Amadio viene espulso dal direttore di gara, forse per qualche parola di troppo. L'Agnonese riesce così a strappare con le unghie e con i denti 3 punti fondamentali per la classifica. I biancazzurri incappano in un mercoledì no, ma l'occasione per recuperare c'è già domenica al Macrelli contro la Sammaurese. Mister Amaulo, si è conclusa oggi la striscia positiva del Pineto con questa sconfitta. Oggi la squadra ha faticato un pochettino di più. Ma è faticato, sicuramente non meritavamo la sconfitta, perché al di là dell'episodio iniziale ho inciso con il vantaggio dell'Agnonese, poi la squadra, soprattutto nella seconda frazione, ha provato a riequilibrare le sorti e anche provare a vincere la partita. Abbiamo giocato quasi sempre sulla metà campo avversaria e abbiamo subito qualche ripartenza, forse perché eravamo un po' troppo offensivi in quei momenti. Quindi la squadra ha dato tutto e sicuramente è un risultato bugiardo, e il pareggio almeno ci stava tutto per quando visto nell'arco dei 90 minuti. Il campionato inizia dopo la fase di mercato, l'Agnonese già l'ha fatto, è una squadra di un'altra caratura e sicuramente verrà fuori in breve tempo, quindi da questi momenti in poi mi aspetto sempre partite difficili di questo tipo, e anche oggi lo sapevo che secondo me non abbiamo sottovalutato l'impegno, perché sapevamo che l'Agnonese era una squadra in salute, aveva 5 risultati utili, aveva raccolto meno di quello che aveva espresso soprattutto nelle ultime 2 partite, mi aspettavo una partita di questo tipo, però tra le difficoltà che abbiamo avuto per la forza della squadra avversaria, per l'equilibrio, la compattezza, e noi abbiamo creato diverse opportunità e non siamo stati capaci di sfruttarle. Oggi sicuramente non siamo stati cattivi e determinati sotto porta. In settimana faremo il punto, vedremo un attimo se c'è la necessità di intervenire sul mercato, sicuramente la società sarà presente. Diciamo che all'intervallo avevo detto ai ragazzi di non accontentarsi dell'1-0 e cercare la seconda rete, perché
se ti abbassi troppo poi rischi di prendere il gol. Purtroppo, salvo qualche ripartenza, ci siamo abbassati troppo. Chiaramente anche il Pineto ha alzato di tantissimo il baricentro esponendosi alle ripartenze. Però sono nate tutte queste mischie, chiaramente la paura c'è stata. Però devo essere sincero, al di là, ripeto, di qualche mischia, non credo che noi abbiamo rischiato tantissimo. Per contro dovevamo chiuderla con 2-3 contropiedi anche abbastanza clamorosi. Questa è stata l'unica pecca che riesco a trovare oggi nella mia squadra. Abbiamo visto gli altri risultati. Da una parte quelle che avevano più o meno i nostri punti hanno vinto tutte, però allo stesso tempo l'ha accorciata in maniera clamorosa. Per cui, siccome mancano ancora 21 partite, va bene anche così. Poi il segreto di Pulcinella: basta che vinci tu, la classifica poi si aggiusta da sola.